Bene, mi ha fatto tanto piacere conoscerti. Dovreste conoscerlo, radioascoltatori, perché faccio un appello alla TV, portatelo in TV, perché è un personaggio che va anche visto, devo dire. Con l'esibizionismo siamo nel mio, io devo ammettere, sono un grande esibizionista. Il mondo evolve, eravamo ancorati all'immagine della donna sicula siciliana che dice di no e poi freme quando la costringi come un giunco al vento. Sentimi, però io, Michele, sono ancora, scusatemi, freme. Sarò antico, ma lo sai, ma a me attrae, sono antico. È evidente che le generalizzazioni sono sempre idiote, è evidente che a Genova ci sono fulgi di esempi di generosità e di straordinario cuore. Non a caso Genova è storicamente conosciuta come una città avara, dove il Van Dyck faceva la rappresentazione delle donne con queste mani sui portieri. Vorrei leggere la definizione che di superbia da Friedrich Nietzsche. Chi nega la superbia in sé la possiede di solito in forma così brutale da chiudere istintivamente gli occhi di fronte ad essa per non doversi disprezzare. A te piace un uomo superbo? A me sì. E allora, capito ragazzi, non c'è una volta che tu faccia un intervento in cui non metti in luce il fatto che tu sei un essere straordinario e che adesso gli altri fanno schifo. Cioè, ma guarda, no, che non è vero, vero. No, questo. Non no, non è vero. Ma no, non è vero. No, non è vero. Michele, non mi aggredire. Ma dai, ma è vero. Cioè, sei spudorato, veramente. No, sei spudorato. Perché io non porgo mai l'altra guancia. Ma gli uomini sono invidiosi del pene degli altri uomini? E nel frattempo ti lancio anche i risultati di un sondaggio fatto in Inghilterra per cui la stragrande maggioranza delle donne rinuncerebbe più volentieri al sesso che al cioccolato. Se Gregorio Magno si è preso la briga di dire che quelli erano i vizi capitali, avranno ben constatato che ce li abbiamo un po' tutti, un po' tutti, no? Certo. A me fa un po' ridere quello che dice, io non sono invidioso. È come se non ti mancasse un braccio. Arcibaldo, per gli amici Arci, è ovviamente uno schnauzer nano, quindi uno dei cani più incazzosi che sta ringhiando. Sì, c'è anche un ristorante che c'è, vero? Cosa qui si tu scrivi anche favole, vero? Ma in realtà non sono affatto favole, sono le mie storie d'amore, solo che sono talmente assurde che la gente le sta anche per favole. Ecco,